di gol. Vabbè, adesso è ottobre. Non c'ho più l'età, ragazzi. Che la trota per fare ste cose. Comunque me li sogno la notte davvero, non è che... Non è uno scherzo, cioè un incubo ricorrente. Comunque, raga, avete capito bene, la beta uscirà ad ottobre, quindi andate in vacanza tranquilli ad agosto. Non si sa precisamente il giorno, probabilmente le idi di ottobre, ragazzi, quindi i primi giorni di ottobre. Come potrebbe essere il 14 ottobre fino al 14 novembre, non si sa di preciso. Sappiamo soltanto che proseguirà fino ad arrivare al giorno dell'uscita del gioco. Molti infatti già stanno andando in paranoia. Oh, che forti! Che questi ci metteranno 7 mesi per fare sto gioco. Ma questi non sanno che stanno a fa'. No, ragazzi, fondamentalmente serve per evitare quel problema che ci ha già presentato anche con altri giochi multiplayer, tipo GTA 5, dove lo comprano in massa, perché ragazzi se lo stanno comprando in massa. Lo criticano tutti, ma lo compreranno in massa. La beta inizierà con un numero ristretto di giocatori e fino all'uscita del gioco andrà gradualmente ad aumentare i player. Questo servirà per evitare il crash dei server, cosa che è successa già con altri giochi tipo GTA 5 quando è appena uscito. Entra la prima settimana tutti a bestemmiare perché non riuscivano ad accedere nei server e vedevano su internet video di persone che stavano a giocare. Quindi servirà per evitare sta cosa. Quindi vi dico già una cosa, inizierà comunque da Xbox come già sapevamo, poi si passerà a PC e PS4. Quella la cosa che vi voglio dire. La cosa che vi voglio dire. Quindi verranno selezionate delle persone a campione, ragazzi. Che nervoso. A questo punto sorge un altro problema, perché se a me non mi arriva il codice della beta, come facciamo, ragazzi? Quindi mi è venuta un'idea. Se vi arriva il codice della beta che giochiate su Xbox, PC o PS4, non fa niente, contattatemi, venite qua a me, se mangiamo una cosa, famo una cena insieme e vi... Mo sembra una cosa romantica. È che ci voglio provare, ragazzi. Usciranno delle poppe pazzesche. Cioè, intendo... Venite qui, giocheremo insieme, analizzeremo il gioco insieme e parteciperete completamente al video con me. Quindi, se non mi arriva il codice, scrivetemi, tanto c'ho il canale Telegram, seguitemi pure su Instagram, ragazzi. Scrivetemi lì e potremo metterci d'accordo. Anche perché mi sto imparando adesso a usare Instagram, ho fatto tipo la prima storia con Simone Tutubo di YouTube fa cagare. Mi ha praticamente insegnato tutto lui, tipo come voi insegnereste a vostro padre. Perché io sono un po' rincoglionito. Instagram. Comunque vi linko sotto il mio canale Instagram, vi linko sotto il canale Telegram di Fallout 76 anche. Vi ricordo anche che sto preparando un creepypasta su tutti i mostri presenti in Fallout 76. Già ci sono una marea di misteri, ragazzi, tipo l'uomo falena. Perché dovete sapere che molti mostri saranno legati al folklore del West Virginia. E dai a tutti. E vi ricordo che alle 15 ci sarò io sul canale di Rubino a spawnare cose in giro per boschi, quindi vi consiglio di andarlo a vedere. Perché i squali stanno arrivando. Ho sempre sognato di dirlo. Perché i squali stanno arrivando. Lo potrei farlo infinito. È troppo bello.